Un giorno la B e la P decisero di andare a fare una gita in montagna. Avevano il desiderio di salire fin sopra alla cima. Forza! Diamoci da fare! Piano piano ce la faremo! Sì, ce la sto mettendo tutta, ma non è facile. Secondo me abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. Sì, vabbè, però c'è poco da ridere. Come faremo ad arrivare in cima? Alla scena ha assistito una N che passava di lì. Forza, ragazze, mettetevi in piedi. Ci penso io a portarvi su in cima. Una alla volta mi affiancherò a voi e vi spingerò. Certo, siete belle grosse. Addirittura la B di pance ne ha due. Non sarà facile. Beh, io ce la metterò tutta. Forza, cominciamo dalla P, che probabilmente è più leggera. Accidenti, anzi, accidentaccio. Forza, forza, o facciamo un capitombolo! E così la N e la P rotolarono giù. Ad assistere alla scena arrivò una M in mongolfiera. Capito il problema, si offrì in aiuto. Disse: Cara N, sei stata gentilissima, ma tu hai un solo piedino, io ne ho due e sono molto forte. Guarda, indosserò anche le scarpe da tennis. Forza, B, fatti sotto. Affiancati a me e non temere, sei pronta? Arrivo, Pooh! Ora tocca a te, sei pronta? Ma che divertimento! Grazie, M, sei una compagna fantastica! È proprio vero, grazie, M! Resterai sempre nostra amica? Certo, insieme, vicine, formeremo tante parole. Esatto, proviamo a scrivere. Bambino e non banbino. Tamburo. E non tamburo. Bambola e non bambola. Lampada e non lampada. Tempo e non tempo. Temperino e non temperino. Ricorda, la B e la P hanno come grande amica la M con le scarpe da tennis e non la N con una sola gambetta. Ricorda sempre la storiella della montagna, della B e della P che volevano salire su in cima e solo grazie all'aiuto della M con le sue due gambine forti sono riuscite nel loro intento. Bye bye!